Gli anni 80, noi stiamo parlando degli anni 90, ma gli anni 80 sono un elemento degli anni 90, possono esserlo in modi diversi. Un punto dal quale partire è vedere gli anni 90 come una poderosa reazione agli anni 80. Gli anni 80, i glam, i paninari, far vedere di essere ricchi, far vedere di essere più di quello che si è. Gli anni 90 invece, anche grazie al grunge o comunque alla rivincita degli alternativi, era invece l'autenticità, no? Cioè in Nirvana, Kurt Cobain, che infatti non a caso finisce suicida, è l'emblema dell'autenticità, che invece negli anni 80 non vendeva negli anni 80 l'autenticità, bisognava essere finti, artificiali e tutto quanto. Ora, tu ti sei formato come me negli anni 80, ma negli anni 90 hai iniziato il tuo percorso espressivo, così come me dall'altra parte. Com'è che vedevi tu gli anni 80 negli anni 90? Ma negli anni 90 c'era un sentimento, e c'erano due sentimenti contrastanti, no, nei confronti degli 80. Da una parte c'era quello che dicevi tu giustamente, il rifiuto, il rigetto degli anni 80 in quanto considerati gli anni di plastica, gli anni, gli anni artefatti, in cui anche i suoni della musica erano pesantemente sintetici, ma non sintetici fighi, sintetici brutti. C'era il rullante col riverbero, che era una cosa che non si è mai più usata. Cioè, quelle cose, sai, Phil Collins, i Genesis, c'era il rullante col riverbero che oggi ti sputa in faccia qualsiasi tecnico, no? Se gli chiedi una roba del genere. C'erano quelle chitarrine lì un po' col chorus, tutte. C'era quell'effetto patinato, polished, no? Lucidato, che dava fastidio a tanti e che vedeva poi al suo contrario, no? Come opposto, sempre negli anni Ottanta, per esempio, tutto quello che era la sottocultura punk, tutto quello che era l'antiplastica, no? Ecco, mettiamola La così. resistenza, quella che era la resistenza, io la chiamerei. Esatto, quelli, i Maquis che stavano alla macchia e nelle loro cantine con insomma, con le pareti ricoperte di confezioni di uova, continuavano a suonare in maniera grezza, brutta e anche antiestetica per certi versi, no? Dal punto di vista Certo, sì. dell'estetica del suono corrente. Quindi c'era chi odiava gli anni 80 e che ha visto l'arrivo degli anni 90, specialmente come dicevi tu e come ricordavi tu, del grunge, quindi del cambiamento assoluto diciamo, della dinamica musicale, anche di dove veniva fatta la musica, di come venisse fatta, insomma. Ripeto, il rock, pensiamo al rock, arriviamo dal hair metal, no? Dal rock patinato, anche metal patinato di Los Angeles, un po' glam, un po' finto, e arriviamo ai Soundgarden, arriviamo ai Nirvana, arriviamo a un mondo più vero, più suonato, più cupo, più realistico forse, no? Dall'altra parte c'era invece chi in qualche modo. Perché gli anni 80 sono stati tanti, no? Non c'è un solo modo di pensare agli anni 80. Pensa solo musicalmente, tutto il rock, quello lì appunto con i rullanti, col riverbero, tutto il rock un po' della generazione dei baby boomers, no? Dei baby boomers tardi, ecco, già adulti. E invece gli anni 90 sono gli anni della generazione X, quindi. C'è proprio uno scollamento. Però negli anni 80 c'è anche una musica figa, cioè c'è musica da rivendare, come? C'è tutta la new wave, cioè c'è tutto il punk della fine degli anni 70 che in qualche modo si evolve nella new wave, si evolve prima nel post-punk, poi nella new wave. Con tutte le varie derivazioni, il synth pop che comunque era figo, c'erano magari delle band che avevano una sola hit, però era perfetta, no? C'è delle canzoni incredibili. Mi è capitato di risentire delle cose, Dut Dut dei Freuer, che hanno fatto quella, no? Poi qualcuno è finito negli Underworld, qualcosa del genere. Ma Dut Dut è un'opera, cioè praticamente una roba di 7 minuti, 5 minuti, che è una roba. Cioè, succedevano delle cose anche molto belle negli anni 80, ma che in qualche modo erano offuscate dalla, da, da, dall'idea
dal mainstream. Non solo, poi bisogna pensare che gli anni 80, appunto a livello musicale, ci sono gli anni 80 europei che sono una cosa e gli anni 80 americani che sono un'altra. Cioè, gli anni 80 americani sono, hai capito, Huey Lewis and the News, i Cars nel rock, no? Cioè, c'è tutta quella roba lì. Però anche in America c'erano i Divo, anche, che è una roba tra... Beh, sì, ma... In America c'erano Prince e Michael Jackson negli anni 80, cioè mica, mica diciamo dei dilettanti. Esatto, cioè non era. Però ecco, e quindi c'era un sentimento contrastante negli anni 90, un po' di nostalgia di alcune cose, di alcune anche cose musicali, di moda, e poi c'era il rifiuto totale. Ma gli anni 80 erano gli anni, per noi che eravamo arrivati vivi negli anni 90, erano finalmente, cioè era finalmente finita l'epoca delle spalline, cioè dei rinforzi nei cappotti, no? Che si andava in giro la sera con questi cappotti con le spallone, quindi diventava una specie di triangolo isoscelo. Sì, e le maniche tirate su. Maniche tirate le maniche su. Della giacca tirate su. Assolutamente, sì. L'uso del gel compulsivo che ha portato poi molti, no, non credo che sia dovuto a quello, però insomma, una concausa sicuramente potrebbe essere. E cioè, erano anni in cui si pensava che fosse meno importante l'apparenza rispetto alla sostanza. Ecco, questo qua poi è il concetto base. In realtà poi avremmo scoperto che tutto sommato anche negli anni 90 c'era un gran bello spazio per l'apparenza, cioè che poi diventasse un'altra apparenza, però... Insomma, in fondo sì. Anche negli anni 90 c'era un culto dell'estetica, magari meno pronunciato, magari con un diverso tipo di estetica, però alla fine. Però il sogno un po' c'era, diciamo. Ma guarda, sul tema dell'estetica è interessante, perché ti dico due cose. Secondo me c'è stato anche un grande, adesso poi non è che possiamo in due parole raccontare gli anni 80, certo. Però c'è stato proprio un grande inganno, nel senso che l'apparenza ha sempre contato anche negli anni 70, cioè i Sex Pistols erano assolutamente progettuali da quel punto di vista, no? Certo. Rispetto a come e anche a come si ponevano in televisione, no? Sono tra le apparizioni televisive musicali più famose sono quelle dei Pistols. Poi, assolutamente. Esatto, poi 25 anni dopo, altrettanto famoso Kurt Cobain che va a un late night e suona una canzone incazzosa quando gli aveva promesso una balla, De lo caccia, non so. E questa è una cosa, e la seconda è che appunto offuscati dall'estetica in qualche modo in realtà uno poi alla fine tende a sottovalutare, ma il buon Simon Reynolds, grande critico americano, appunto ci ha insegnato l'importanza del post-punk, ma la filiera che passa dai Joy Division da un lato, dall'altro al glam rock, per arrivare ai primi step del rap negli Stati Uniti e alla tradizione nera che trova in Prince, cioè gli anni 80 sono stati un botto di roba offuscati al fatto che noi dovevamo dire che i Duran Duran facevano schifo perché avevano le spalline. Poi ascolti i pezzi dei Duran e dici wow quando diventi grande, perché... Ma infatti tipo cose come Rio, cose, cioè erano dei capolavori assoluti, straordinari. Con il diciamo col distacco del tempo e con la diciamo e senza essere coinvolti, no? Perché a quel tempo non potevamo dirlo perché eravamo quelli con la maglietta nera, esatto, è quello perché l'ortodossia non lo permetteva. E invece c'è stata tantissima grande musica e credo che ancora oggi lo stile di songwriting degli anni 80 sia fondamentale. Il discorso, pensa anche solo a questa cosa, forse questo è un discorso un po' che capiamo solo noi, però tu pensa il discorso di Kurt Cobain, quindi la sua grande innovazione, il basso 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 e ba 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 ba, basso 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 ba 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 ba, cioè le due dinamiche completamente opposte, e che lui dice, cioè diceva forse lui, insomma mi sembra aver letto, dice no, ma io è una cosa che avendo sempre amato i Pixies ho preso in parte da lì, cioè nel senso quel tipo di dinamica doppia all'interno della stessa canzone, il pianissimo e il fortissimo che si alternavano, era una cosa presa dagli anni Ottanta. Lui stesso, ma addirittura credo che forse Dave Grohl recentemente ha detto, ma noi guardate che noi, cioè i Nirvana erano un gruppo punk sostanzialmente, noi abbiamo preso tantissimo dal punk degli anni Ottanta, quindi dal punk post 77-78, no? Quindi tutto sommato
nulla, cioè, torniamo alle banalità, nulla si crea, nulla si distrugge, ma il songwriting, quindi la tecnica di scrivere le canzoni degli anni Ottanta, probabilmente è alla base anche di tutto il pop moderno, probabilmente. Sì, diciamo che da ragazzini dovevi schierarti, poi quando diventi un pochino più grande, nessuna persona che io possa stimare potrà mai dire, non so, tutta la musica degli anni 60 fa schifo, tutta la musica degli anni... Cioè, in ogni decennio, poi che ne so, i Depeche Mode, che ne so, te ne dico un altro nome a caso, no? Dice, sì. Negli anni 80 chi c'era? C'erano anche i Depeche Mode, cioè mica sì, cazzi. Erano una dire, delle no? cose più belle, hanno creato, straordinario. Erano avanti sempre di 10 anni come suoni, come produzione. Quindi anche lì, come fai a giudicare un decennio solo per degli elementi, di estetica convenzionale che in quel momento lì pensavi fosse determinante? No? Boh, c'era talmente tanta roba negli anni Ottanta che sono ingiudicabili. Esattamente, esattamente. Bene, spero che sia stato interessante per tutti questa nostra breve conversazione, soprattutto musicale. Abbiamo parlato un po' di musica, sì. Max, che no, è una sì, cosa perché, che ci piace. Ma sai perché? Perché alla fine in quegli anni, secondo me, chi si è formato musicalmente negli anni Ottanta da ascoltatore ne porta i segni per sempre, verrebbe da dire, però in qualche modo... ha qualche cartuccia in più per giudicare anche la musica successiva con altri occhi. Sì, probabilmente io sono riuscito a capire la musica pop dalla quale ero lontano come ascoltatore, certo. Perché ci ho vissuto dentro, non potevo evitare la musica pop.